Bentrovati a questa puntata di Talk Sicilia, una puntata molto particolare per noi e che siamo tra l'altro anche orgogliosi perché parleremo di cinema, ma soprattutto parleremo di cinema made in Sicily, tutto siciliano, sia dal punto di vista della produzione, sia dal punto di vista della regia e ovviamente dal punto di vista degli attori che animeranno questa nuova pellicola che noi teniamo a battesimo con piacere, I Buonisti. E abbiamo subito in collegamento sia il produttore di questa di questo lavoro cinematografico, che tra l'altro è il primo lavoro di una nuova società cinematografica, la Cinematografica Siciliana, che non poteva essere che siciliana dato del Made in Sicily, e abbiamo anche il regista di questo lavoro, che per la cronaca uscirà il giorno 7 nelle sale siciliane e non solo. Ma subito diamo la parola a Luigi Stancanelli, un collega, fra l'altro giornalista, che ha aperto questa nuova esperienza che è il cinema. Stancanelli, ben trovato, come stai? Discretamente, Gaetano. Ci vediamo del tu perché siamo colleghi ormai da 30 anni. E, come hai detto tu, Salvo Grasso mi ha coinvolto in questa, chiamiamola avventura oppure meglio iniziativa, in quanto, come sai bene, il giornalismo fa informazione, comunicazione, opinione, commenti, critiche, e quindi il passo è breve: o nel campo dell'editoria scrivendo libri, o la sua passione, il suo desiderio di fare cinema, ma mi sono imbarcato in questa iniziativa. Come sai bene, tengo bene a Brand Sicilia, a quello che è la nostra terra, a quello che sono le nostre innovazioni sotto certi aspetti, e quindi ho fatto questa curiosità insieme ai comuni della Cinematografica Siciliana per promuovere dei lavori cinematografici sia fatti da voi, e poi in futuro si vedrà casomai un ampliamento di tutta la struttura che abbiamo messo in piedi. Luigi, stiamo parlando del cinema I Buonisti, che ora ne parleremo in particolare con il regista, però a te di concludere volevo chiederti, che penso che ce lo puoi accennare, si sente dire che c'è una nuova produzione pure a inizio d'anno, a febbraio, è una notizia oppure ancora c'è un cantiere aperto? No, non è una notizia, non è un cantiere aperto. Dopo questa prima opera abbiamo già, siamo addirittura d'arrivo per una seconda opera, sempre con Salvo Grasso, e che tra febbraio e marzo dovremmo andare nelle sale cinematografiche, sempre con un cast siciliano, sempre con attori siciliani, ma questa non è di far lavorare attori siciliani, è la produzione siciliana che spera di dare il proprio contributo nel settore cinematografico in questo momento di crisi, soprattutto di affluenza alle sale dovuta prima al lockdown, poi alla paura della gente, ma dobbiamo dare il nostro contributo affinché le idee, il progetto di Salvo Grasso, di altri registi, cose, possiamo chiaramente metterle a frutto e creare anche un confronto, un dibattito in merito alle pellicole che andremo a fare. Ok, Salvo Grasso, che non è certo alla sua prima esperienza di regia, ha messo la firma sui Buonisti, non solo dal punto di vista della regia, ma anche della sceneggiatura. Grasso, da dove nasce questa pellicola I Buonisti? Ce la possiamo sintetizzare per il telespettatore che giorno 7 andrà a vederlo nelle sale cinematografiche? Dei Buonisti. Quindi ci sono i buoni, ci sono i buoni. No, attenzione, perché è un argomento trattato molto poco, forse quasi niente a livello mediatico, perché è una cosa che insita nella nostra cultura, il buonismo è diverso dall'essere buoni, no? Si è buoni, ma si è anche buonisti. Dove sta la differenza? La differenza sta nella fare la commiserazione a distanza, senza esserne presi, diciamo, toccati in prima persona. Peraltro io sono un divoratore di commenti social, perché non guardo neanche le notizie sono quelle che sono, senza nulla togliere al giornalismo italiano. Invece quello che è interessante è diciamo la statistica del gradimento e la statistica del pensiero, perché il pensiero adesso ha una cartina al tornasole. Io da medico
parlo sempre in questi termini qui, diciamo che il pensiero lo si valuta anche nella libertà di poter commentare. Ecco, lei là nasce il buonismo. Il buonismo nasce Certo. nel commentare e nel prendere atto di una cosa facendo una scelta anziché un'altra. Io però in questo film prendo una posizione precisa. Certo, e vabbè, questo lo vedranno i telespettatori andando al cinema. Brevemente, Grasso, noi abbiamo quattro attori di peso siciliani, ma anche di rilevanza nazionale in questo film, che sono Toti e Totino, Enrico Guarneri e Manlio Opinato. Com'è stata per te la regia di questi attori, brevemente? Ah, fantastica. Io mi sono divertito tanto, sono grandi amici, ci siamo divertiti, abbiamo riso da matti durante le riprese perché sono dei fini umoristi anche dei grandi attori. E io vorrei tanto, mi piacerebbe tanto, questo è un film dove loro sono protagonisti, avrei un sogno per loro che è quello di farli, che loro diventino, non dico nazionali ma internazionali. Non lo dico per un vanto personale perché ci ho lavorato io. Perché poi cioè gli spettatori, quelli che andranno al cinema, vedranno di cosa sono stati capaci di fare questi caratteristi, diciamo, non compresi ancora. Ecco, io non voglio diventare, insomma, settoriale su di loro. Per esempio, Toti e Totino hanno una valenza, anche drammatica, oltre che comica, perché il film è un grottesco, un tragicomico. Enrico Guarneri, la grandezza di Enrico Guarneri e Mario Pinato, la si vede proprio nel contrasto che c'è tra il bene e il male, dove il bene sembra male e il male sembra bene. Quindi si sovverte un Certo, po' l'ordine delle cose. ok, Grasso, ora noi ci collegheremo ovviamente con gli attori principali di questa nuova pellicola tutta Made in Sicily, il buonista. Ti ringrazio Luigi Stancanelli come produttore e a presto sicuramente, grazie anche a te e Salvo Grasso. E adesso colleghiamoci con i nostri attori protagonisti di questa grande pellicola siciliana. Grazie Gaetano e invitiamo chiaramente i siciliani ad andare al cinema a vedere questa nostra opera e poi esprimere i propri commenti, i propri giudizi, non solo nel mondo della critica cinematografica, ma anche nel mondo della politica sociale. Ringraziamo a questo punto di nuovo il produttore Luigi Stancanelli e il regista dei buonisti Salvo Grasso e adesso entriamo nel vivo della pellicola, ci gustiamo questo trailer e poi ci colleghiamo con gli attori Toti e Totino, Enrico Guarneri e Mario Opinato. Professore! Cioè lei vorrebbe farmi intendere che è diventato comunista. E ci vuole passare a capirlo, compagno! Eh no! Ma se in Africa non c'è più nessuno, sono tutti qua, signorina. Non faccia lo spiritoso. Tre uova e basta. Scegli, o la corrente elettrica o il caviale. Scappa! Voi scappate dalla guerra, scappate dalla fame per rompere le balle a me mentre mangio. Eh no! Eh no! Desidera! Se bastasse maleducato! Questo professore non merita di insegnare ai nostri ragazzi. Ma c'era proprio bisogno di fare questo, professore. Adesso vado a riprendere il crocifisso e lo metto dove era prima e la finiamo qui. Eh no! Veramente sono di fede islamica, signore. Ma che cosa ti è saltato in mente di fidanzarti con un musulmano? Come, tu non eri quello multiculturalista? Il professore che toglie i crocifissi! Santità! Ebbene, abbiamo visto il trailer del film I buonisti e ora passiamo agli attori principali, iniziando da una coppia di attori che non ha ovviamente bisogno di presentazioni, nonché Toti e Totino, che li ascoltiamo collegati da Catania perché sono nelle prove di una tournée teatrale. Bentrovati Toti e Totino, come andiamo? Sempre al No. lavoro, in prima linea? Buongiorno a Questo ci tutti. attocca. Buongiorno. Beh, io direi prima di parlare facciamo i fatti, nel senso vediamo questo trailer, la coscienza, così diamo al telespettatore un'idea di cosa parleremo. Prego alla regia. Professore,
professore! Cioè lei vorrebbe farmi intendere che è diventato comunista. E ci vuole passare a capirlo, compagno! No! Ma se in Africa non c'è più nessuno, sono tutti qua, signorina. Non faccia lo spiritoso. Tre uova e basta. Scegli, o la corrente elettrica o il caviale. Scappa! Voi scappate dalla guerra, scappate dalla fame per rompere le balle a me mentre mangio! No! No! Desidera! Se bastasse per la tua casa. Ottima risata sarcastica, Toti, sinceramente, da spettatore devo dire mi prende molto. E allora, sta coscienza, che è la coscienza? Che cosa fate in questi buonisti, brevemente? Iniziamo da Toti. Allora, questa è la storia di un uomo, di un buonista, di una persona che probabilmente per ripulire la sua coscienza riversa tutta la sua cattiveria, del suo alter ego che è la sua coscienza, quella cattiva, quella sporca di questo radical chic, su un povero portinaio che poverino non vive di stenti, ma comunque non ha i mezzi economici che c'ha il professore, quindi gli regala un paio di scarpe due misure più piccole, gli regala, insomma, non posso spoilerare, come si dice oggi, tutta la storia, perché rovineremmo il film agli spettatori, però è un percorso molto molto bello all'interno della coscienza di un uomo. Quindi a questo punto sto portinaio, caro Totino, dico, come si suol dire, un detto tutto nostro siciliano, a te vengono le scarpe strette, in buona sostanza, consentimi la battuta. Sì, perché questo professore che tendenzialmente vorrebbe fare dei favori, dei regali a questo portinaio, però gli fa dei regali che non sono fruibili né per la posizione che ha il portinaio, sia intellettiva che materiale, cioè cose che non saprebbe neanche usare o che lo mettono in estrema difficoltà. Per cui è quel buonismo che dice: ti faccio vedere quanto sono buono, però ti metto in difficoltà. E qui il concetto, io ho la coscienza a posto, ho fatto il regalo, però ovviamente non è andata a buon fine. Noi abbiamo già ascoltato il regista che vi fa i complimenti, perché io mi sono permesso di chiedere come è andato il lavoro con Toti e Totino, e sinceramente vi vuole anche, vi sente rilegati come di essere, non dico regionali, ma avrebbe il piacere di essere più nazionali, così il regista si è espresso, quindi questo è un complimento, ma sicuramente voi, diciamo, siete giovani, ancora avete una carriera davanti, lo possiamo dire questo? Sì, lo dobbiamo dire, per il semplice motivo che... Senza tema di smentita, sì, certo. Oltretutto io non capisco perché dobbiamo porre dei limiti, se siamo passati dal regionale al nazionale, perché non ci buttiamo direttamente sul mondiale? Mi trovo meglio, io mi trovo più a mio agio. Ma d'altronde con la globalizzazione non è che sia difficile, quindi questo è il nostro... Questo è il nostro auguro da siciliani, perché meritiamo, penso, questo ed altro, e sono contento anche di questa nuova casa cinematografica, con l'auspicio che possa fare qualcosa in più. Se brevemente ci dite cosa fate a Catania per i telespettatori, e poi vi ringraziamo. Stiamo preparando la messa in scena definitiva di un'opera francese che si chiama La cena dei cretini di Francis Weber, e debuttiamo il 20 dicembre a Comiso, e poi siamo a Catania nel mese di gennaio e anche in altri teatri. Quindi siciliani, però... se... Prego. No, dicevo, hai detto una cosa che potrebbe fare confondere il pubblico. Non è una messa in scena, è una commedia. Cioè non è che siamo preti che fanno la messa per il pubblico, no. Ah beh, giusta osservazione, è corretta osservazione. Anche perché, no, ha ragione, perché siccome abbiamo due personaggi che sono padre Mario Mario e Martino Di Martino, la gente può pensare: non è che stanno facendo gli sketch di padre Mario. No, siamo due francesi. Non lo facciamo. Benissimo, allora a questo punto non ci resta altro innanzitutto che ringraziarvi per la vostra partecipazione. Vi abbiamo rubato un po' dalle scene un paio di minuti, e quindi invitiamo i telespettatori il 7 dicembre,
nei cinema siciliani con i buonisti e dal 20 in poi con la tournée teatrale. Grazie ancora a tutti. E Totino, vedremo ancora. Catania, Giarre, Mister Bianco, Noto, Siracusa, Comiso. In tutti i teatri siciliani. Ci penso io a fare l'elenco, Totino. Mi assumo la responsabilità, farò l'elenco in ordine alfabetico. Buon lavoro ancora. Grazie a Borgo Sicilia, un in bocca al lupo a Salvo Grasso per il suo senz'altro, lavoro. Senz'altro. Grazie anche a te per averci ospitato, un abbraccio. È un dovere per noi siciliani. Buon lavoro. E passiamo adesso agli altri due attori e coprotagonisti di questo film, Enrico Guarneri e Mario Opinato. Bentrovati anche a voi, gli altri due attori protagonisti del film I Buonisti. E innanzitutto, prima di entrare nel vivo con gli attori, anche in questo caso facciamo partire il trailer delle loro scene. Prego alla regia. Questo professore non merita di insegnare ai nostri ragazzi. Ma c'era proprio bisogno di fare questo, professore. Adesso vado a riprendere il crocifisso e lo metto dove era prima e la finiamo qui. No! Veramente sono di fede islamica, signore. Ma che cosa ti è saltato in mente di fidanzarti con un musulmano? Come, tu non eri quello multiculturalista? Il professore che toglie i crocifissi! Santità! Ecco, abbiamo visto il trailer dove sono protagonisti Enrico Guarneri e Mario Opinato. E iniziamo dal professore Dionisio. Guarneri, questo personaggio come lo possiamo sintetizzare in questo film? Beh, insomma, è il classico personaggio, il classico italiano che predica bene e razzola poi male, perché è uno che dichiara di essere aperto a tutte un po' quelle che possono ritenersi innovazioni, progresso civile, sociale, apertura mentale, e poi invece quando poi queste tra virgolette novità toccano la sua persona, toccano la sua famiglia, toccano lui, ecco che reagisce come non ci si aspetta, ecco. Mai opinato, invece il prete e il professore, questi ruoli nel contesto di questo secondo episodio del cinema I Buonisti, come lo possiamo raffigurare per i telespettatori? Diciamo che il mio personaggio vuole convertire o salvare l'anima del professore Dionisio, ma in maniera molto subdola. Sembra un personaggio positivo, ma in fondo è molto sgusciante, un po' viscido. Non si capisce bene all'inizio quale sia il suo scopo, che poi alla fine è un amico del professore, lo rispetta, oppure invece un nemico e lo detesta. C'è questa ambiguità, ecco, così possiamo descriverla. Io ho notato sia per Guarneri che per Dioniso che in questo caso, dalla produzione fino alla regia, è stato molto divertente lavorare. Cioè, al di là della sicilianità, qual è stato l'elemento comune che ha proprio unito dalla produzione fino all'ultimo attrezzista di questo film? Come lo possiamo sintetizzare, Guarneri? Guardi, queste sono situazioni che creano gli uomini. Sono gli esseri umani, in questo caso gli attori, gli attrezzisti, il regista. L'armonia è dettata da fatti caratteriali, la serenità con cui ci si accosta al ruolo, in cui la serenità con la quale ci si confronta con tutto il cast, la serenità del lavoro senza isterismi, senza bizze, senza prime donne, senza inutile porsi su piedistalli vari, ecco, questo è una cosa che mi contraddistingue. Io mi sforzo sempre, quando mi è possibile, mi è data l'autorità di farlo, di porre queste condizioni, altrimenti non si può lavorare,
non si deve lavorare, non si può, bene, non si può. Specialmente in un testo, in un lavoro come questo, in un film come questo, dove non c'è una grande profondità, ma in superficie c'è anche la commedia, in superficie c'è il divertimento, c'è la comicità. Come fai se c'è tensione sul set, se c'è nervosismo, certo, e se non c'è serenità, come fai? È impossibile. Certo. Opinato, anche per lei, com'è andata questa esperienza di questa nuova produzione, la prima produzione della Società Cinematografica Siciliana, brevemente? No, intanto avevo già lavorato con Salvo Grasso in un precedente lavoro, Anna Maura, girato 6-7 anni fa. Ma come è andata sul set, soprattutto col maestro Enrico, che ho il piacere e l'onore di far parte della sua compagnia da 7 anni, e quindi è stato quasi come fare le prove a teatro, mi sono sentito a casa, girando le scene alla provincia di Messina, quindi eravamo a casa, è stata una cosa veramente fatta in famiglia, molto, un'esperienza molto bella. Bene, ringraziamo Mario Pinato ed Enrico Guarneri per la loro partecipazione e quindi invitiamo i telespettatori ad andare dal 7 dicembre nelle sale cinematografiche siciliane e non solo a vedere I Buonisti. Per noi non ci resta altro che rinnovare l'appuntamento al prossimo Talk Sicilia. Grazie.